Global Social Inclusive ASD, società sportiva che associa sia atleti con disabilità che normodotati, ha pensato di aspettare l'arrivo della Befana organizzando una cena al buio, un'esperienza di carattere gastronomico consumata in un ambiente totalmente al buio. La cena al buio rappresenta un'esperienza indimenticabile in cui i commensali vengono guidati nell'oscurità da camerieri ciechi. Una volta al tavolo viene servita la cena durante la quale potranno conoscere la disabilità visiva confrontandosi con i camerieri stessi e al contempo riscoprire il potere degli altri sensi. Antonella Rigano, presidente della SD Global Social Inclusive, ha voluto lanciare una sfida a tutti coloro i quali ancora bloccati dalle barriere culturali, non conoscendo il mondo dei non vedenti, si arrogano il diritto di giudicare pensando di potersi sostituire a chi vive 364 giorni l'anno con un handicap che certamente non hanno voluto, ma se lo sono trovati addosso. Ecco perché la cena al buio organizzata nel ristorante di un noto albergo della zona sud di Messina per scoprire e gustare sapori in un modo completamente nuovo. Il profumo delle pietanze e del vino evocano lontani ricordi, smuovendo molte emozioni, ed anche la forchetta si abbassa per incontrare il cibo, scoprendone così la consistenza. L'obiettivo dell'associazione è quello di essere un ponte di comunicazione tra il mondo della disabilità e il resto della comunità. A noi quello che interessa soprattutto è essere un punto di riferimento, un centro di informazione, anche un punto di accoglienza soprattutto per le famiglie, perché spesso, e questo l'ho visto per prima persona, quando si hanno delle difficoltà o si hanno dei bambini con delle difficoltà, spesso le famiglie sono quelle che non sanno come muoversi o non sanno dove andare, e quindi essere anche un punto di accoglienza per loro.